Ciao a tutti quanti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Mi scuso in anticipo per il casino che c'è dietro, ma mi sono messo a registrare questa intro in velocità perché stavo studiando, poi ho deciso di registrare questa intro per poter far uscire il video domani. Mi scuso innanzitutto per l'inattività del canale in questo ultimo periodo, ma è un periodo un po' impegnato perché, insomma, tra l'università e tutto quanto, diciamo, faccio un po' fatica in questo momento. Proprio per questo ragazzi vi chiedo di supportare al massimo questo video, che sarà un video tutorial di un gioco secondo me molto bello, molto semplice, che tutti voi potete imparare. Vi chiedo di supportarlo al meglio, anche perché ultimamente YouTube non funziona benissimo, tra problemi di feed, insomma, numero di visualizzazioni. Insomma, mi farebbe tantissimo piacere se lasciaste un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 1000, confido in voi. Detto questo ragazzi, lasciatemi un commento scrivendomi quello che vi piacerebbe vedere in un prossimo video, così d'ora in poi cercherò di pubblicare i video che piacciono a voi, quindi è importante, lasciate un bel commento. Ora non vi voglio rubare troppe parole, vi ricordo solo di seguirmi su Instagram, quindi mi seguite su Instagram che trovate in descrizione, lì potete scrivermi qualsiasi cosa, ma ora passiamo direttamente alla performance prima dell'effetto e poi al suo tutorial. Buona visione ragazzi! Eccoci qui ragazzi all'esecuzione dell'effetto, del quale vedrete poi subito dopo il tutorial. Allora, per questo gioco ci servirà un mazzo di carte, in questo caso un normalissimo mazzo di carte Bicycle ad orso blu, ma non ci servirà tutto. A noi serviranno solamente tre carte e io scelgo i due re rossi e l'asso di cuori. Quindi li vado a cercare, ecco, re di quadri, asso di cuori e infine mi serve, ecco, l'altro re rosso, il re di cuori. Il restante mazzo di carte non mi servirà più, quindi lo metto via. Quindi abbiamo detto che abbiamo un re di quadri, un asso di cuori e infine abbiamo detto un re di cuori. Quello che voglio andare a fare ragazzi è un qualcosa di davvero molto particolare, perché guardate, prendo l'asso di cuori in questa maniera, lo lascio momentaneamente qui in modo che sia sempre visibile, occhio perché non lo cambio assolutamente, solo per prepararmi, perché poi quello che devo fare è prendere l'asso di cuori e andarlo a inserire in questo modo, ecco così, fra le due carte che ho nella mia mano sinistra. Prendo poi le carte, guardate, state bene attenti perché gesto magico e le agito un attimo e quello che succede è un qualcosa di incredibile, perché se guardate l'asso di cuori riesce a girarsi di faccia rispetto alle altre due carte che sono i due re. Guardate, riproviamo. Questa volta prendo sempre l'asso di cuori in questa maniera, lo lascio visibilmente nel taschino ancora una volta per prepararmi e poi lo inserisco ancora una volta, ok, in questa maniera, esatto, tra le due carte nella mia mano sinistra, lentamente. Quello che vado a fare è ancora una volta prendere le carte, eseguire uno schiocco di dita, un gesto magico, e quello che accade è un qualcosa di ancora più incredibile. Perché l'asso di cuori questa volta non si gira, ma cambia il colore del proprio dorso, diventando una carta a dorso rosso rispetto ai re rimasti a dorso blu. Ok ragazzi, perfetto, eccoci arrivati al tutorial di questo gioco molto molto semplice che potete eseguire in una qualsiasi situazione e appunto che richiede pochissima abilità e pochissima preparazione. Quello che ci servirà fondamentalmente è veramente un mazzo di carte completamente a dorso blu, una carta qualunque che decidete voi, io in questo caso ho preso l'asso a dorso rosso, e poi ci serviranno due carte gemelle dello stesso colore del dorso del mazzo, quindi in questo caso i due re di colore col dorso blu. Cosa fate? Prendete l'asso di cuori e lo mettete più o meno verso il centro. Prendete, quindi attenzione, più o meno verso il centro, un re più o meno verso il fondo e l'altro re verso la cima. Una volta che avete fatto questo, siete pronti per iniziare. Andate dal vostro spettatore con il mazzo di carte in mano e dovete solo stare attenti a non flashare, quindi a non mostrare il colore rosso dell'asso di cuori. Quindi dite, abbiamo un mazzo di carte di dorso blu, quando arrivate verso il centro spostate un bel blocco in modo da coprire la carta rossa e mostrate tutte quante le carte blu. Quando in realtà sapete che verso il centro è presente una carta rossa, ma voi coprite questo movimento come vi ho già fatto vedere più volte. Poi dite, vado a prendere tre carte, in questo caso due re rossi e un asso di cuori. Prendete, girate il mazzo e estraete tranquillamente il vostro re verso la cima, sapete che verso il centro avete il vostro asso di cuori e sapete che verso il fondo ancora una volta avete il vostro re di cuori. Una volta che li avete presi, li estraete e il mazzo lo mettete tranquillamente in tasca perché non vi servirà più. Ora quello che dovrete fare è mostrare tutti e tre i dorsi delle tre carte facendoli vedere blu, mentre in realtà ve ne è una rossa. Quello che fate è molto semplice, pinzate questo mazzetto che avete in mano fra pollice e, attenzione, indice e medio della vostra mano destra,
con anche l'aiuto dell'anulare, fate vedere un dorso e dite: abbiamo un re di quadri, fate vedere il dorso, sfilate il re di quadri, abbiamo un asso di cuori, fate vedere sempre lo stesso dorso che è quello dell'ultima carta, e lo sfilate, mentre in realtà questa carta è rossa, e poi dite: abbiamo un re di cuori e lo mostrate. In questo modo, ragazzi, avete mostrato tutte quante le carte blu. Ve lo faccio rivedere in fluidità, eh. Quello che fate coordinato con la presentazione è: abbiamo un re di cuori, un asso di cuori e infine un re di quadri. Una volta che avete fatto questo, quindi mostrato tutte quante le carte blu, prendete la prima carta e la spostate sotto. Ve ne rimangono due in mano automaticamente, quindi sarà semplicissimo prendere un break, perché spostate la prima carta. Lasciate queste due carte un pochino sporgenti. Quando andate a riposizionarle in questa maniera, tenete il break e avete automaticamente mantenuto un break su due carte. A questo punto prendete il vostro asso di cuori e lo girate, mentre in realtà state girando due carte, giusto? Quindi prendete l'asso di cuori e lo girate, e ora c'è la mossa forse un pochino più difficile, ma è facilissima, ve lo assicuro. Dovete prendere questa carta facendo finta che sia l'asso di cuori, senza mostrare naturalmente il dorso di questa rossa. Semplicissimo, ragazzi, mentre ruotate la mano in questa maniera, prendete questa carta e la spostate. Cioè voi spostate questa carta per prenderla mentre in contemporanea ruotate il mazzo. Se lo fate in velocità, dite: prendiamo l'asso di cuori, non si vedrà assolutamente appunto il dorso di questa carta. Quindi in velocità il movimento sarà questo. Ripartiamo, abbiamo il re, lo spostiamo in fondo, break su due carte, giriamo e poi diciamo: prendiamo l'asso di cuori. Lo potete far tenere allo spettatore, appoggiare sul tavolino. Io in questo caso l'ho appoggiato qui perché non ho un tavolino. Ora vi posizionate in questa maniera con il mazzetto della vostra mano sinistra, e quello che dovete fare è fingere di inserire la carta al centro, perché voi questo mazzetto lo mantenete con medio e anulare qua, l'indice supporta sotto, e di qua abbiamo il nostro pollice. Quello che dovete fare è fingere di inserire la carta al centro, magari fate qualche tentativo. In realtà la carta andrà ad aderire, ok, con il nostro indice, vedete, sarà l'indice a mantenere la carta. La carta verrà finta di essere messa all'interno delle due carte, mentre in realtà sotto sarà retta dal nostro indice, e quindi quando andiamo ad agitare le carte, poi facendo il movimento, appunto il movimento magico, fondamentalmente magico tra virgolette, quello che andiamo a fare è spostare in realtà la prima carta verso destra, e naturalmente l'asso di cuori da solo si mostrerà girato di faccia. Quindi, ragazzi, in velocità, come abbiamo fatto questo movimento? Abbiamo detto: abbiamo preso l'asso di cuori e l'abbiamo girato, abbiamo finto di prendere l'asso di cuori in questa maniera, mentre in realtà è uno dei due re, poi tramite il nostro indice che manteniamo sotto ci aiutiamo a far finta di incastrare la carta che sarà retta appunto sotto dal nostro indice, e poi tramite questo gesto e questo movimento magico non ci basterà che muovere le carte e l'asso di cuori sembrerà girarsi al centro. E questa è la cosa incredibile, che la carta è davvero al centro. Ora ripetete il passaggio ancora una volta in questo modo: dite l'asso di cuori si è girato rispetto agli altri due re. Quello che fate è prendere l'asso di cuori e lasciarlo sopra i due re, e ora mentre girate dite: andiamo a prendere l'asso di cuori, spostate in basso l'asso di cuori, e quello che fate quando avete girato è prendere alla fine un re. Quindi girate, dite: prendiamo l'asso di cuori, lo spostate verso il basso in questa maniera, prendete in realtà un re e chiudete, e dite: e lo lasciamo ancora una volta qui, o comunque ve lo fate tenere in mano. A questo punto la situazione sarà questa, ovvero di una carta rossa al centro. Mantenete la posizione sempre come quella di prima, cioè con l'indice che ci supporta. Tac, fingete di inserirla al centro in questa maniera, ancora una volta gesto magico, e questa volta l'effetto sarà ancora più grande perché la carta sarà l'unica ad essersi trasformata di colore rosso. Potete tranquillamente far vedere che è un asso di cuori, girare i due re e far controllare sia tutte quante queste carte che quelle che avete in tasca, perché è tutto controllabile dallo spettatore. Ottimo, ragazzi, il video di oggi è giunto al termine. Io spero che vi sia piaciuto, che vi possa essere utile appunto per stupire tutti quanti i vostri amici, insomma chi voi vogliate. E niente, fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile, quindi lasciate un bel commento che è sempre importante, e noi ci vediamo alla prossima in un prossimo video. Ciao, ragazzi.